Oggi mi ero messa finalmente un abitino corto, ma sta di nuovo venendo a piovere e ho freddo in casa. Quindi sono messa questo maglioncino, non badate al casino che tanto devo cambiare le lenzuola. E visto che probabilmente me lo chiederete, l'ho preso da Zara però già qualche anno fa. Mentre il maglione, se non sbaglio, è di quest'anno, da Pull & Bear, però preso boh, quest'autunno. Ho appena finito di registrare un nuovo video che sicuramente sarà già online sui manga che sto attualmente seguendo, che sono quelli lì, infatti dopo devo anche mettere a posto. Adesso ho pausa Animal Crossing che vado a trovare mia mamma. O è lei che vuole venire su Peschetti, non mi ricordo. Questa mattina sveglia prestissimo, ho portato al lavoro fidanzato e poi sono successi dei problemi per cui sono dovuta tornare a casa e poi tornare a lavoro da lui, poi tornare qua, vabbè, lasciamo perdere. Ho finito di scrivere la newsletter che è partita e poi ho dovuto fare delle commissioni anche lì. Per non litigare con la gente veramente tocca impegnarsi. Io odio nella maniera più assoluta la burocrazia italiana. Comunque, a parte questo, ho fatto un po' di lavoretti anche in casa. Ho ritirato i panni dallo stendino, ho mandato un'altra lavatrice che dovrebbe finire a breve, quindi poi devo stendere di nuovo i panni e devo pensare a che cosa mangiare per pranzo, che è sempre un po' il mio momento, non so mai che cosa cucinarmi. Visto che però oggi finalmente non piove, penso che mangerò sul balcone. Thank you.
pulito bene nella mia libreria. Thank you.
oggi ho avuto tantissime cose da fare, fra cui registrare, editare, pubblicare il video che è uscito oggi, sistemare un po' di cose per il gruppo di lettura, caricare un po' di storie, video consigli, eccetera eccetera. Non sono stata a filmarmi perché penso che risulti anche noioso alla lunga. Adesso però pausa pranzo con la tenerina che ho sfornato e finalmente posso incominciare anch'io l'ultimo libro della serie, L'attraversa specchi. Negli ultimi 2 giorni ho avuto molto da fare, soprattutto con i preparativi del matrimonio, e le prossime 2 settimane saranno proprio di fuoco sotto questo punto di vista. Però io spero comunque che questo vlog della mia settimana vi sia piaciuto. Iniziando a editare il vlog ho notato che ho preparato un sacco di dolci, non era mia intenzione, giuro, però spero comunque di avervi un po' ispirato e tenuto compagnia. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!